Capitan Lo Conte è a Bari per la Telebibi Web TV di cittadebimbi.it per incontrare Cecilia Cangelli, che è il direttore artistico del Maggio all'Infanzia. Tantissimi appuntamenti per bambini e per famiglie, ci facciamo raccontare che cosa succede. Ti sei scritta un po' di appuntamenti, certo. Ma anche perché nemmeno la super memoria di Capitan Lo Conte riuscirebbe a ricordarseli tutti, sono tantissimi. Gli appuntamenti sono all'incirca 52. Le date sono... Quindi più di uno al giorno, perché... Più di uno al giorno. I giorni intanto rispetto alle scorse edizioni sono raddoppiate, perché il Maggio all'Infanzia in genere durava dal giovedì alla domenica, questa volta invece dura 8 giorni pieni. Iniziamo sabato 12 maggio con un evento che diciamo sarà un evento forte di impatto per la città, che è l'allestimento di diciamo uno chapiteau, che è un tendone da circo, ma non è un circo come diciamo lo intendiamo tradizionalmente. Dove sarà installato? Allora, il tendone, lo chapiteau, sarà installato su Piazza Diaz, quindi sul lungomare, in un posto abbastanza centrale e raggiungibile per tutti. E starà lì dal 12 al 20 con due spettacoli al giorno, uno la mattina per le scuole o per le famiglie la domenica alle 11 e l'altro invece alle 18. Il primo spettacolo dello chapiteau è uno spettacolo che sicuramente attirerà molto insegnanti, famiglie e bambini, perché è uno spettacolo di Jack Tessaro, che è un illustratore, un autore di libri per bambini molto conosciuto. Anche da Capitan Lo Conte. Anche da Capitan. Come no? Quindi farà il circo delle nuvole. Invece l'ultimo appuntamento, quindi quello di domenica pomeriggio 20 maggio, sarà il concerto del gruppo Musica in Gioco, che fa che segue diciamo il metodo Abreu. Sono questi bambini che hanno imparato col maestro Gargiulo da niente a suonare degli strumenti, e quindi con delle narrazioni di Teresa Ludovico chiuderanno diciamo il programma dello chapiteau. Leggiamo senza indugi. Perché, e senza tentennamenti. Dal 17, quindi da giovedì, inizia invece la vetrina, che la vetrina del Teatro Ragazzi, quindi c'è un programma fittissimo che comincia la mattina e finisce la sera anche abbastanza tardi, di spettacoli teatrali che si svolgeranno per la maggior parte al Kismet. Alcuni di questi spettacoli che debutteranno, ci sono 6 debutti nazionali, 7 prime regionali, quindi il nostro pubblico, il pubblico delle famiglie di Bari, avrà l'opportunità di osservare per la prima volta le migliori novità del Teatro Ragazzi, prodotto in Puglia ma anche sul territorio nazionale. Quali sono gli altri spazi in cui avverranno questi spettacoli, questi incontri per ragazzi? Ecco, l'altro spazio importante, quindi oltre allo Chapiteau e al Teatro Kismet, è la sala teatrale di Chauville, nel senso che lì per la prima volta portiamo il pubblico delle famiglie a vedere non un film ma uno spettacolo di teatro per ragazzi. E quindi sabato 19 alle ore 18 debutta allo Chauville lo spettacolo del Teatro Kismet, La principessa sul pisello, quindi una fiaba super conosciuta. Quante famiglie hanno già aderito all'iniziativa e chi invece vorrà ancora farlo? Quali sono un po' di coordinate per poter mettersi in contatto con il Maggio all'Infanzia? Sì, le coordinate, diciamo, allora, la cosa importante è che i biglietti per partecipare agli spettacoli costano 3 euro. Le prevendite sono, si possono comprare al Teatro Kismet, ma anche al box office presso la Feltrinelli. Il sito? Il sito è www.maggioallinfanzia.it, oppure quello del Teatro Kismet, www.teatrokismet.it. Ne manca uno? L'interrogazione. Ne manca uno, sì. Quello della Città dei Bimbi. Punto it. Cittadeibimbi.it. Anche su cittadeibimbi.it potrete trovare gli appuntamenti del Maggio all'Infanzia. Grazie a Cecilia e buon divertimento a chi verrà. Divertiamoci tutti.